Allora, noi facciamo vedere l'ultimo quarto d'ora e in primis vi vogliamo far vedere il perché a un quarto d'ora dalla fine, immaginandoci un ritorno, un assalto del Bisceglie, abbiamo scelto di mettere esperienza e centimetri. Vi vogliamo dimostrare i motivi di queste, diciamo, di queste scelte, perché loro hanno segnato, mi pare, 7 gol su calci piazzati negli ultimi minuti, dopo il Trapani, che è la squadra che ha fatto più gol in assoluto sui calci piazzati, e la squadra che ha segnato più gol sui calci piazzati. Questo era il motivo per cui ci siamo, tra virgolette, abbiamo dovuto fare una scelta tra rimanere il 4-3-3 e perdere in centimetri con l'uscita di Barisic, oppure metterci 3-5-2 inserendo Bogdan, tornando al modulo che su 17 vittorie 12 volte ci ha permesso di vincere. Qui abbiamo delle immagini che dimostrano chiaramente che il nostro primo tempo, il baricentro della squadra era molto più basso rispetto al secondo tempo. Vedete la squadra come è alta? Quindi sono i due quinti, una mezzala in appoggio, un attaccante e l'altro attaccante. Abbiamo una situazione, 5 uomini dentro la metà campo avversario. Abbiamo 7 uomini sull'1-0 per noi, con il 3-5-2 al 77esimo dentro la metà campo del Bisceglie. 4 uomini in pressing in zona palla. Guardate dove è la linea difensiva, non siamo mai dentro la nostra area di rigore. Tant'è che li costringiamo a ritornare indietro al loro portiere. Guardate quanti uomini abbiamo nella loro metà campo a pressare. Allora, dopo 5 minuti è la prima volta che arrivano nella nostra, diciamo, a ridosso della nostra area, e guardate quanti uomini, quello che vi dicevamo prima, perché con il 3-4-3 avevano sempre 3 attaccanti più i 2 esterni di centrocampo che arrivavano, quindi almeno sempre 5 giocatori. Quindi se noi non volevamo accettare un'inferiorità numerica difensiva, 4 difensori nostri contro 5 attaccanti loro, minimo dovevamo andare in parità numerica per poterci difendere, diciamo, con dei riferimenti precisi. Vi voglio far vedere i due atteggiamenti del primo tempo e del secondo tempo. Nel primo tempo, con il 4-3-3, questo era il nostro baricentro. Vedete, qui siamo ancora più bassi rispetto a quello che abbiamo visto degli ultimi 15 minuti. L'importanza del modulo tattico per liberare Lodi come regista per smistare palloni, perché almeno io ho notato che quando Lodi è libero di agire le palle in avanti arrivano molto più facilmente e molto più giocabili nei piedi degli attaccanti. No, sei giusto. Mi fa piacere questa osservazione, perché vuol dire che anche voi, insomma, notate degli accorgimenti che noi portiamo per cercare di valorizzare i nostri calciatori, più del modulo, perché per noi il modulo è un accessorio. Quello che conta è la mentalità, la motivazione, la carica agonistica dei giocatori e tante altre cose più prima dei moduli. Noi, chiaramente, Lodi è un giocatore che, anche se andremo in Serie B l'anno prossimo, sarà preso a uomo dagli avversari, perché è un giocatore che, se lo fai giocare, chiaramente ti mette in difficoltà. Quindi questa esigenza è venuta fuori perché quando ci venivano a prendere lui, la nostra squadra faceva un po' di fatica a sviluppare gioco. Al tempo stesso non riuscivamo a trovare un equilibrio per poterci mettere 4-3-3, che poi era uno dei due moduli che noi proponiamo. Ci è venuta questa intuizione parlando delle varie caratteristiche, ritornando anche un po' alla gioventù di Lodi, di poterlo mettere nelle condizioni di non avere più marcature asfissianti e di portarlo più vicino possibile ai 3 attaccanti. Con Marco Biagianti lì davanti alla difesa abbiamo praticamente ritrovato quel centrale aggiunto che in fase di non possesso ci può dare una mano, e quindi se gli avversari adesso ci vanno a prendere il play, sicuramente ci fanno meno danni rispetto a come poteva essere prima. Migliorare solamente nella gestione dei piazzati contro, questo in questo momento dobbiamo lavorarci. Io non ricordo in nessuna partita di calcio, di nessun campionato,
ma è anche di amatori, terza categoria, eccellenza, promozione, Bundesliga, Major League negli stadi. Io non ricordo, 5 errori, tutti gravi, a danno di un'unica squadra in una partita, non ricordo. Moreno in Italia. No, Moreno si è fermato a 3. Domani troveremo una squadra di gamba, con tanti ragazzi giovani che hanno un passo notevole. Può darsi che in qualche momento dovremmo anche rincorrerli, perché comunque è una squadra che non dà molti punti di riferimento. Nelle ultime partite ha giocato col falso 9, no? Con Cesaretti da finto centravanti, un 3-4-1-2 con le due punte un po' più larghe. Insomma, è una squadra che ha un assetto tattico particolare, no? 2 rigori non dati, 1 rigore contro dato, 1 gol annullato e una punizione da cui scaturisce il gol. Io credo che siano tanti, troppi in una partita. Io mi arrenderò solamente e smetterò di crederci alla promozione diretta solamente quando la matematica ci condannerà.